Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Sandra Milo, prossimamente, il 23 luglio, sarà madrina del Salerno Pride che si svolgerà nella città ed è un'iniziativa promossa dall'Arcigay di Salerno. Ultimamente però è stata al centro di un brutto raggiro, ma chi l'ha truffata e cosa è successo? Ecco tutti i dettagli. Sandra Milo mette tutti in allerta, ha quasi 90 anni. Sandra Milo è ancora molto attiva nel mondo dello spettacolo, quest'anno è apparsa nel programma Quelle brave ragazze insieme a Mara Maionchi e Orietta Berti e a primo appuntamento Crociera. Durante la sua lunghissima carriera ha partecipato come opinionista al Festival di Sanremo nel 2001. 5 anni dopo è stata in tournée teatrale con 8 donne e un mistero. Nel 2010, invece, ha partecipato, come naufraga, all'Isola dei Famosi giungendo fino alla semifinale. Inarrestabile, solo 4 anni fa è diventata cantante con il brano La Fotogenie. Nel 2020, invece, è stata opinionista per La Pupa e Il Secchione e viceversa. Sempre quell'anno è stata inviata per Estate in diretta. In seguito ha ricevuto il prestigioso David di Donatello alla carriera. Lei è anche una delle nostre migliori attrici che ha collaborato con Roberto Rossellini per Il Generale della Rovere, Federico Fellini per Giulietta degli Spiriti e L'Ombrellone di Dino Risi. È presente anche sui social dove ha un buon seguito e dove come tutti i VIP promuove gli show a cui partecipa, gli eventi, ecc. E proprio da qui parte una sua denuncia, ecco cosa è avvenuto. I fan ringraziano, sul suo profilo Instagram Sandra Milo ha 68.000 follower che la seguono con grande costanza e proprio loro ha voluto informare circa una truffa online che ha subito sui social, su Instagram per la precisione. Qualcuno, sfruttando la sua notorietà ha aperto un falso profilo chiamato Sandra-Milo-213. A segnalarglielo è stata la sua amica e collega Roberta Capua. L'interprete ha spiegato che lei non riesce a visualizzarlo compiendo una ricerca tra gli account, molto probabilmente la pagina falsa l'ha bloccata. Vi prego di segnalarlo, ha implorato la VIP, aggiungendo che ovviamente non è lei, inoltre ha pregato di fare attenzione ed ignorarlo qualcosa dovesse mettersi in contatto con i fan. Vi ringrazio per l'aiuto che potrete darmi, ha concluso. I follower hanno risposto con prontezza, mostrandole il loro sostegno, ringraziandola. Qualcuno poi ha scritto che la pagina non esiste più. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.